Trend in crescita, naturalmente da confermare, tradotto in soldoni, anche ad Olbia l'imperativo è vincere. Facendo un riepilogo, piatto a Reggio Emilia, pessimo e fermo, convincente contro Entella, vis Pesaro, Modena, che beffa, e Siena. Molto ha determinato il mercato di gennaio, che è riuscito a colmare, cosa mai accaduta negli ultimi anni, le lacune iniziali, specie a centrocampo. In termini di posizione e punti, a fare però la differenza è stato il lasso di tempo in cui i biancazzurri hanno conquistato solo 12 punti in altrettante gare. Il terzo posto, distante 5 lunghezze, può essere centrato a patto che non si sbagli più. La squadra sta bene dal punto di vista fisico, soprattutto mentale. Al Nespoli di Olbia, senza Giambo e Drudi, reduce quest'ultimo dall'influenza. Purtuttavia il centrale risponderà presente da ex col Cesena, martedì sera ore 21 all'Adriatico. Recuperato, Memushei ripartirà dalla panchina. Stessa cosa dicasi di Pompetti, non al meglio. Gioco forza, uno o due cambi rispetto alla sfida con la Siena. Cancellotti terzino, Zappella più alto. Forse nell'ottica delle tre gare in una settimana, Cernigoi in luogo di Ferrari oppure Dursi per Rauti. Potrebbe essere più un 4-2-3-1 col seguente schieramento. Sorrentino tra i pali, in difesa Cancellotti, Giannes in grosso e Veroli. A metà campo la coppia Derisio-Pontisso, sulle corsie Zappella e Rauti, Clemenza tra le linee, alle spalle di uno tra Ferrari e Cernigoi. Auteri. Occorre vincere, occorre farlo bene, occorre fare partite importanti. Poi non è che finiranno queste tre, io mi auguro di fare risultato pieno, ma poi ce ne saranno altre cinque, per cui se vogliamo il succo è questo, inseguire obiettivi migliorativi rispetto alla posizione in classifica che abbiamo, dobbiamo vincere. Devi vincere e devi farlo attraverso prestazioni importanti. A Modena l'Olbia ha vissuto il suo pomeriggio di gloria battendo la capolista del record che non conosceva l'amarezza di una sconfitta dal 9 ottobre in casa addirittura dal 25 settembre. Una vittoria di prestigio ma anche importante per la classifica dei sardi, reduci da un periodo no. 4 pareggi nelle precedenti 8 partite, 3 KO casalinghi contro Ancona Matelica, Entella e Reggiana. Particolarmente temibile il tandem offensivo Udo Ragazzu, 20 gol in 2, 10 a testa. Nel girone B hanno fatto meglio Zamparo e Lanini della Reggiana, 13 reti ciascuno. La coppia d'attacco dell'Ancona Matelica, Fagioli, 11 centri e Rolfini, 15. Contro le prime 6 della classifica, Modena, Reggiana, Cesena, Entella, Pescara e Ancona Matelica, l'Olbia ha conquistato solo 4 punti, pari a Chiavari e appunto successo col Modena in 11 gare tra andata e ritorno. Il tecnico Massimiliano Canzi recupera Boccia e Renault, ma deve rinunciare al contributo di Pinna, frattura del setto nasale, e di Finocchi, peraltro lungo degente. Sistema di gioco 3-4-1-2, assai probabile la conferma dell'11 che ha sbancato il Braglia. Ciocci tre pali, in difesa Brignani, Pisano e il 41enne Emerson, sulle fasce Arboleda, ex L'Aquila e Travaglini, a metà campo Lella e La Rosa, tra le linee Biancu, a ridosso di Ragazzu e Udo. È un'ottima squadra l'Olbia, come tante altre in questo girone, con un potenziale offensivo importante, anche con un atteggiamento tattico importante, perché comunque accettano il confronto, perché comunque tre giocatori in grado di ripartire, che partecipano poco alla fase difensiva, loro li mantengono sempre, gente che non dà punti di riferimento, gente che ha gamba, molto brava nello spazio, quindi noi dovremmo essere molto bravi e molto attenti a imporre gioco e criteri e a evitare di esporci. Nella gara di andata lo scorso 31 ottobre, vittoria soffertissima del Pescara. Match winner Drudi al minuto 84. Soprattutto il brutto infortunio occorso a Raffaele Di Gennaro, rottura della clavicola, figlio di questo contrasto a 10 dal termine col calciatore sardo Antonio De Marcus.